In passato l'educazione delle donne era fortemente condizionata dal loro sesso, allo stesso modo degli uomini. Il binomio donna-moglie era fondamentale e non poteva essere sciolto, se non in rare, rarissime occasioni. Di conseguenza, alle donne di bassa estrazione sociale veniva insegnato solo come gestire casa e figli, che dovevano essere molti per aiutare i genitori man mano che crescevano, anche se a volte il cibo non bastava per tutti. Invece, le donne delle classi privilegiate avevano la possibilità di avere un'educazione solida, imparavano a leggere e a scrivere e si dilettavano in varie discipline come la musica e il canto. Tutto questo era improntato non tanto per un arricchimento personale o in vista di una possibile carriera, ma soprattutto per poter essere una moglie virtuosa, in grado di poter intrattenere possibili ospiti e socializzare. Una delle discipline più amate dalle dame del Rinascimento italiano erano le arti figurative, quindi ad esempio decorazioni, lavorazione della ceramica e la pittura. Molte dame erano delle vere e proprie pittrici dilettanti e chissà quanti di loro avevano un talento che non avrebbe mai trovato un modo di fiorire. Fortunatamente questo non è il caso di alcune artiste del Rinascimento italiano che apriranno le porte del professionismo ad intere generazioni di donne nei secoli a venire. Però per intraprendere una carriera del genere bisognava nascere sotto una buona stella, o meglio, essere figlie d'arte. Avere il supporto di un padre o di un tutore era essenziale per praticare tutte quelle discipline che non erano legate a doppio filo al genere femminile. Inoltre, se la figura paterna era già un artista o un intellettuale, si potevano frequentare salotti e botteghe, oltre alle normali lezioni domestiche. Insomma, socializzare soprattutto con uomini, e il tutto senza essere additate come donne dalla mala reputazione. E questo è il caso di Lavinia Fontana, figlia di Prospero Fontana, affermato pittore manierista bolognese che sosterrà attivamente la vocazione artistica della figlia per tutta la vita. Lavinia, sin da piccola, avrà la possibilità di incontrare e frequentare intellettuali e pittori come Ludovico Carracci, il Parmigianino, Lorenzo Sabatini, il Gian Bologna e Giorgio Vasari, pittore ed architetto che diede il nome manierismo al movimento artistico che nacque dopo la morte di Michelangelo. Infatti, il manierismo riprende alcune caratteristiche michelangelesche, come strutture complesse, corpi in posizioni tese e contratte, e l'uso di colori accesi, saturi, dall'effetto cangiante. Prospero ebbe molto a cuore l'educazione e la formazione di Lavinia, che studiò non solo le arti figurative, ma anche architettura, anatomia, matematica, lettere e storia, per poi ascoltare lo scambio di opinioni, discorsi intricati ed interessanti durante i salotti del padre. La ragazza iniziò ad interessarsi al matrimonio solamente verso i 25 anni, età che per molte era il limite massimo per non essere considerate delle zitelle. Nel 1577 sposa Giovanni Paolo Zappi, artista mediocre ma sveglio, che aveva ereditato dai genitori commercianti l'occhio per gli affari. Prospero fu molto chiaro con il futuro genero: l'amata figlia dovrà continuare a praticare la sua arte finché vorrà. La stessa Lavinia regalò al futuro marito un autoritratto dove si rappresenta mentre suona una spinetta e sul fondo un cavalletto di fronte alla finestra. Sembra quasi che l'artista voglia mettere in chiaro il suo desiderio di essere una donna d'arte e di cultura. In alto a sinistra, sopra la testa della cameriera che le tiene lo spartito, si firma come vergine, per mettere in chiaro che, oltre a essere colta e donna stimata, rimane una donna onesta e timorata di Dio. Giovanni riconoscerà ben presto il talento e la fama crescente della moglie e diventerà il suo agente, gestendo la sua lista infinita di commissioni e vestendo con abiti creati da lui molti dei protagonisti e protagoniste dei ritratti della moglie. Gli anni 80 del Cinquecento furono gli anni del successo in tutta Bologna e non solo. Avere un ritratto della Fontana era quasi un obbligo per le nobildonne bolognesi che volevano non restare indietro. Era il loro modo di essere trendy.
tutte desideravano che la pittora, come veniva chiamata, le rappresentasse. Questo perché lo stile di Fontana era inimitabile. Sapeva risaltare la figura e la personalità attraverso i dettagli, aveva un ottimo gusto in fatto di moda e soprattutto sapeva raccontare attraverso i suoi ritratti una storia. Prendiamo il ritratto della famiglia Maselli. Al centro la padrona di casa, Bianca Maselli, in mezzo ai suoi 6 figli, presumibilmente alla sua sinistra i maschi e alla sua destra le femmine. Tutti e 7 i componenti indossano i tipici vestiti di fine XVI secolo, fatti con tessuti preziosi e ricchi di dettagli e ricami con fili d'oro, e sono tutti coordinati. Indossano le gorgiere di pizzo provenienti probabilmente dal mercato spagnolo, che era fiorente a quel tempo, e tutti i componenti della famiglia portano degli anelli sul dito indice. Ognuno è caratterizzato da un oggetto o un animale. Uno dei figli maggiori solleva un medaglione che porta al collo, un altro ha con sé una penna d'oca per scrivere. Bianca porta sul braccio sinistro un cagnolino, mentre il braccio destro è avvolto attorno alla figlia minore, che le tiene il dito con la manina destra, mentre con quella sinistra stringe tenderamente la zampa del cagnolino. L'altra figlia minore tiene un piccolo vassoio con della frutta, mentre la maggiore ha un cardellino sulla spalla. Questi oggetti potrebbero rappresentare dei tratti distintivi di ciascuno o magari degli interessi come la scrittura, l'arte e il canto. Un altro ritratto estremamente particolare è quello di Antonietta Consalvus. La bambina ritratta è la figlia del nobile spagnolo Pedro Gonsalvus e che, come il padre e i fratelli, soffriva di ipertricosi, ovvero un'alterazione della crescita di peluria in varie zone del corpo. Quello dei Gonsalvus è il più antico caso di ipertricosi documentato in Europa. Infatti spesso questa condizione portava i soggetti a vivere o come reclusi o al contrario ad esibirsi come fenomeni da baraccone nei paesi o nelle corti, ma comunque venivano considerati dei reietti, dei diversi, se non addirittura dei mostri. La famiglia di Antonietta, ciononostante, rimase molto unita e dopo aver vissuto tra Spagna, Italia, Francia, trovarono pace nella campagna del centro Italia e qui Fontana ritrasse la piccola Antonietta. Nel dipinto la bambina ci rivolge uno sguardo dolce, quasi furbetto, che fa quasi dimenticare la sua diversità. È una bimba vestita con un abito prezioso, imbroccato d'argento, con dettagli d'oro e rosa, e che tiene con le manine paffute una lettera. Una lettera dove si presenta e racconta chi sia e la sua storia. Fontana così ci mostra una bimba che non si nasconde e che si mostra con serenità e coraggio, accettandosi per quello che è. Personalmente reputo che questo ritratto sia tra i migliori che ritraggono Antonietta. Nonostante fosse ormai famosa come ritrattista, Fontana amava toccare vari temi nelle sue opere, dalle nobildonne alla mitologia, fino alle storie bibliche come Giuditta e Oloferne, un soggetto che verrà trattato da tantissimi artisti nel 600 come Artemisia Gentileschi e Caravaggio. Nella scena l'eroina ha già decapitato il generale Siro e sta nascondendo la testa in una sacca che viene tenuta aperta dalla sua ancella Abra. La posa di Giuditta, articolata e tesa, è indicativa del gusto per l'artificio tipico dei manieristi. Anche qui il gusto per il bello però si esprime nelle vesti di Giuditta e nella sua capigliatura raccolta, il tutto impreziosito da spille all'altezza delle cosce, bracciali, orecchini pendenti e una tiara. Il volto della ragazza è sereno, non è corrucciato e non lascia trasparire sentimenti, sebbene abbia appena decapitato un uomo, diversamente dalle rappresentazioni del Caravaggio e di Gentileschi. Negli anni 90 le sue opere con soggetti sacri aumentarono e accesero l'attenzione di Papa Gregorio XIII, che la chiamò a Roma più volte, finché l'amore di lavoro e le continue richieste non la obbligheranno a trasferirsi con il marito e figli nel 1603.
divenne ben presto una protetta del Santo Padre e ciò le permise di eseguire innumerevoli lavori per l'entourage della corte papale, nobili, vescovi, diplomatici, eccetera, tanto da essere soprannominata la Pontificia Pittrice. Ma nonostante il legame con la figura del Papa e la sua stessa fede che era risaputo fosse molto forte, un altro aspetto che caratterizza le opere di Fontana è l'erotismo elegante e consapevole dei suoi nudi femminili. Infatti Lavinia sarà una delle prime artiste donne che proporrà nudi femminili nelle sue opere. Una donna che dipinge un'altra donna nuda e ne approfondisce il lato seducente ed erotico. Nell'opera Marte e Venere del 1600 vediamo la mano del dio della guerra indugiare sulla natica della dea della bellezza. Quest'ultima rivolge uno sguardo direttamente all'osservatore e non al dio Marte, che la guarda aspettando una reazione dall'amante. Sembra quasi un gioco erotico a tre, le due divinità e noi. Fontana, in una delle sue ultime opere prima che si ritirasse in un monastero romano insieme al marito nel 1613, ritrae un'altra divinità pagana, Minerva. Una divinità che non veniva associata all'erotismo in quanto dea della sapienza e dell'arte della guerra. Infatti, guardandola, ci sembra una seconda Venere che si spoglia mentre sullo sfondo Cupido, figlia di quest'ultima e del dio Marte, gioca con un elmo. Alzando lo sguardo vediamo un'asta, l'ulivo e la civetta, simboli che ci fanno capire che la protagonista non è Venere, ma Minerva, che, arrivata la sera, si toglie l'armatura per indossare un abito. In questo dipinto il manierismo viene a mancare. La posa è molto naturale, sembra quasi che la dea sia stata interrotta durante la vestizione. È una scena casalinga, intima, quasi normale, senza alcun artificio. E come nell'opera precedente, lo sguardo ci fa capire quanto sia consapevole della sua nudità, della sua bellezza e del fatto di essere osservata.